nome e cognome. Antonio Cianciulli. Antonio, un progetto che prevede la realizzazione di un software che rivoluzionerà la progettazione in Italia. Non rivoluzionerà, rivoluziona, perché questo software viene presentato qui in anteprima mondiale al SAIE 2012 ed è uno strumento che i tecnici possono avere immediatamente. Uno strumento straordinario perché permette di integrare per la prima volta la progettazione architettonica con il calcolo strutturale, il computo metrico, la certificazione energetica, la manutenzione. Quindi in un unico ambiente di lavoro il tecnico potrà affrontare tutte le problematiche della progettazione e quindi in maniera assolutamente rivoluzionaria. Non ci sarà più necessità di avere piante, sezioni, prospetti, no, c'è un unico modello BIM che permette di vedere tutto in maniera unitaria. Quindi semplificazione del progettista che a questo punto grazie al software riesce a creare, a progettare, a costruire nell'innovazione. Sì, il nostro motto infatti per il programma è più semplice e più integrato, è una rivoluzione. La fine del mondo conosciuto? Sì, è così, perché ecco, prima i tecnici utilizzavano il tecnigrafo, no? Per disegnare, per progettare. Da quando c'è stato l'avvento del CAD, quindi del computer, poi nessuno più ha utilizzato quello strumento che prima sembrava tecnologicamente comunque importante, indispensabile. Questa è una ulteriore svolta. Pensiamo che da oggi in poi nessuno potrà fare a meno di questo strumento software per progettare. Quindi è finito un mondo, ne insta un altro. Perché Edificius? Edificius perché è una parola che viene da edificare, è una parola che viene proprio dalla nostra cultura linguistica. E l'edificio è un complesso di cose. Il BIM, la tecnologia che noi utilizziamo, Building Information Modeling, è proprio questo, cioè un database di un modello che permette di includere in questa visione ad oggetti tutte le informazioni dell'edificio. Per questo parlavo prima di informazioni strutturali, informazioni architettoniche, informazioni di costi, di manutenzione, di capacità energetica delle strutture. È un complesso unico, un edificio. Che è destinato a cambiare il mondo della progettazione. E questo è il trailer che vedo in onda attualmente. Sì, sembra un po' esagerato, però vi prometto che non è una pubblicità ingannevole, assolutamente, è la verità. Perché il SAIE per presentare l'anteprima di questo software? Perché il SAIE è nel DNA del tecnico dell'edilizia italiana, perché ha accompagnato nella storia del nostro paese l'edilizia, il nostro settore in tutti questi anni e come dicevo questo è un software che va ad incidere sul DNA del nostro settore, quindi ci sembrava che il connubio fosse indovinato e di fatto, come vediamo dall'affluenza dell'interesse che il pubblico sta dando anche a questa novità, abbiamo avuto ragione. Grazie. Prego. Perfetto.